massimo quanto ti dà? 79. Quanto? 79. Sono Balducchi Pier Giorgio di Tavernola Bergamasca, sono un volontario e ci siamo recati qui in questa vallata per sentire la sirena delle ex miniere, che è molto vicina alla nostra. Abbiamo misurato anche i decibel, secondo me siamo più o meno lì. Sicuramente qui c'è molta più risonanza perché la vallata è più serrata. Però approfittiamo comunque della vostra buona volontà e ringraziamo anticipatamente, e proviamo a prendere anche la vostra sirena, che eventualmente la installeremo assieme o in coppia a altre. Questo poi sarà da definire assieme al sindaco di Tavernola Bergamasca. Per il resto, grazie per la disponibilità e niente, bene così. Ecco, questa mattina avete verificato insieme degli amici di Tavernola la efficacia della sirena, che da anni risuona ancora a mezzogiorno nonostante le miniere siano chiuse da oltre 30 anni. Ma sì, è un ricordo del tempo passato, e noi abbiamo ripristinato questa sirena proprio per scandire il mezzogiorno, che era il classico orario per il pranzo dei minatori, no? Pranzo che era sicuramente molto frugale, molto povero, però noi abbiamo pensato di ripristinare questo suono e con molto piacere mettiamo a disposizione questa sirena che noi abbiamo per Tavernola, perché sembra che loro necessitano di questi apparati, no? E probabilmente dovranno metterne due o tre per monitorare poi la loro frana e per poter allertare la popolazione in caso di bisogno, e per cui con molto piacere a disposizione loro fin quando gli servirà. Si tratta di un prestito? Sì, sicuramente, no? Prestito, prestiamo, ma volentieri, ecco, siamo veramente anche contenti di questa collaborazione. È stata fatta questa richiesta e ben felici di prestare questa apparecchiatura, sempre con la speranza che non serva, perché alla fine è questo quello che vogliamo che sia, insomma, no? Per cui fino che resterà a disposizione decideranno poi loro cosa, come, quando restituirla, insomma. Ecco, è una sirena che comunque voi avete provato, quindi anche se si trova in un museo funziona. No, assolutamente, stamattina siamo stati in Ponte Nos S.p.A. grazie alla disponibilità della dirigenza e dei tecnici della Ponte Nos S.p.A. che dove ho lavorato e che ci hanno dato la disponibilità per fare il banco di prova, e abbiamo fatto tutte le misure, perché essendo molto vecchia l'avevo fatta revisionare a tempo, però non è stata utilizzata questa che stiamo dando adesso, per cui abbiamo messo a banco di prova e verificati l'efficienza, la potenza di sonora e tutto quello che serviva per poter garantire il funzionamento, insomma, di questa apparecchiatura.